Sì, è un ragionamento lungo. Perché? E c'è un vuoto di giurisprudenza, c'è proprio un vuoto sulla proprietà della moneta. È un'allucinazione la moneta, quindi siamo dentro. Infatti, va bene la patente, si può anche ridurre. Però è come l'auditor. È come l'audit, no? Sai che è finto, però dato che lo tengono presente tutti, è finto. Quindi tu, allora noi possiamo discutere sul signoraggio, sull'auditor che è finto, ma è un parametro accettato. Quindi lo so anche io, allora dobbiamo stamparci un po' di ammire, ci stampiamo un po' di moneta finta, la gestiamo qua, sarebbe perfetto, ma succede nei piccoli centri. Sì, sta già succedendo. Un 10% del PIL delle regioni potrebbe essere fatto con i certificati tipo SHEC, queste cose qua, no? Sai che aveva fatto Auriti, aveva fatto mio problema la che io moneta, in febbraio sono via. Simet si chiamava. Auriti mi chiamava alle 6 del mattino, okay. Tutte le mattine alle 6, non ci voglio dire la proprietà della moneta è nostra, perché il valore della moneta è la moneta del valore. E mi diceva: tu dai la rete al pescatore per pescare, lui pesca e poi tu gli chiedi indietro la rete e il pesce pescato. Questa è la banca oggi. Adesso eccetera, come va? Ma niente. Stamattina esco e vado a denunciare la Banca d'Italia. Lui denunciava la banca tutte le mattine, era presente. Cioè aveva quel. Io, il signoraggio è pericoloso, perché se ci entri dentro e capisci il meccanismo, non esci più, perché hai capito qual è la situazione. Ma spiegarlo a milioni di persone, sì, che è un pezzo di carta di valore di 10 centesimi per stamparlo, e quando ci scrivi 100 ti indebita della differenza, cioè è difficile capirla questa roba qua. Se la moneta, allora ti faccio questo esempio, come dovrebbe essere la moneta. Nell'isola di Guernsey, il protettorato nel metà del Novecento, il protettorato inglese, in quest'isola mancava un mercato. Come facciamo? Allora hanno chiesto dei soldi all'Inghilterra, l'Inghilterra gli ha stampato un po' di sterline e gliele ha date. Con queste sterline hanno fatto il mercato. Poi man mano che restituivano le sterline al governatore inglese, loro le bruciavano, hanno bruciato la stessa quantità di soldi che hanno prestato, quindi non hanno immesso in più nulla, però dopo si sono trovati un mercato che non c'era. Questa è la funzione della moneta, no? Dovrebbe essere che io, se c'è deflazione, c'è poca moneta in giro, la stampo e te la do per lavorare, se ce n'è troppa la prendo e la brucio, in modo da tenere la circolazione. Ma funzionava quando c'era la parità aurea, quando non potevi creare moneta dal nulla, perché oggi le banche commerciali ti devono dare una carta di credito, un livello di assegni, crei moneta dal nulla. Quindi, e lì ha iniziato questa cosa qui, quando Nixon avevano la parità aurea, la banca americana, la Federal Reserve, stampò 90 miliardi dell'epoca, del 70, 90 miliardi di dollari che distribuì nel mondo. Il dollaro, e Nixon nel 70 prese il dollaro e disse: non c'è più la parità aurea, perché l'oro è questo qua. E la moneta divenne l'ancoraggio di tutte le monete, furono ancorate al dollaro.